Peso, un governo che galleggia, direi che ha vinto tra i due litiganti, ha vinto il Presidente del Consiglio Conte. Un Presidente del Perché? Consiglio perché ha un obiettivo, cioè durare, tirare a campare, è diventato rapidamente, si è andreottizzato rapidamente, è un Presidente del Consiglio che ha come obiettivo tirare a campare almeno fino a dopo le europee. La fotografia di quello che sta succedendo in queste settimane nella maggioranza è esattamente questo. Prima la mozione, prendiamo la questione alta velocità, prima la mozione parlamentare che rinvia il tutto a dopo il voto europeo, poi la decisione tecnica che era inevitabile, quella dei bandi che vengono avviati, ma con la clausola che tra 6 mesi la stazione appaltante, cioè il governo, potrebbe cambiare idea. Quindi una situazione di sospensione in cui i due partiti hanno alzato le loro bandiere e quindi per la prima volta hanno alzato le bandiere anche su un piano personale in modo diverso da quanto era stato fatto Salvini e Di Maio. Salvini e Di Maio, in modo diverso Però da si quanto. vogliono sempre bene alla fine, Marco, Però il no? bacio di TV Boy, quello del muro Quello famoso di un anno famoso. fa, Meno è meno intenso. intenso. Direi anzi che c'è stato per la prima volta anche pubblicamente, ovviamente in politica è molto importante quello che viene come comunicazione. E quindi il fatto che siano usciti il responsabile, Salvini aveva detto tra il sì e il no, il forse non esiste, insomma, si sono alzati i toni per dimostrare ai rispettivi elettorati che questa volta non si scherzava, si faceva sul serio e poi si è rinviato il tutto. Ecco, e